il monitor. Ricordate quando stavo male? Poi mi ero un po' ripreso, sempre col catarro. Ieri non si sa che è successo. La febbre proprio ossea, i tremori. Ma non mai successo. Se cammino mo casco per terra. Mi alzo in piedi, una fiamma, non lo so che comunque, ma vabbè. Ma c'è una faccia, va, d'un'ottima sudato, vabbè, non voglio. Comunque, guardate, my God. Quindi questo video lo dovrei fare. Questo video vi dico una cosa che vi voglio dire sulla melatonina, che è successo e che sta succedendo, secondo me, questo non è che è il Vangelo. Più degli accenni a un video che sto preparando sulla vera storia dell'eliocentrismo, come è andata a finire, come è successo realmente con le citazioni, non mie deduzioni. Io già lo sapevo, più altro materiale, lo faccio a tempo perso, si fa per dire a tempo perso. Nel senso, lo metto lì, poi quando ho più tempo lo preparo. Però dopo mi ha scritto due post Rosario Ferraro, che saluto, che è un utente che ogni volta, qualunque argomento trattiamo, fa dei post molto illuminanti. Difatti gliel'ho detto che la mia. Io poi mo ve li leggo, così vi introduce poi quello che vi faccio il video io. Però questi mo ve li leggo qui perché non ce li metto, perché io l'ho preparato a modo mio. E questo è solo per, diciamo che sto facendo questo video per non parlare più un momento di terra piatta e cose. Però siccome abbiamo dato dosi massicce, allora boh, ne usciamo un po', nel senso, non è sul eliocentrismo questo video, però alla fine di tutto vi leggo queste due cose, vi do le nozioni e basta. Sul discorso invece sulla melatonina, secondo me, che è successo. E prima di tutto però devo dire una cosa, ma sto video lo dovrei fare con una forza, una verve, e invece lo faccio, guarda, così. Questo video, questo pezzo che vi voglio dire, stavo a riflettere io prima, no? Adesso riflettete tutti bene, bene, bene però. Quando lì alle Iene mi ha detto, questo c'è il corvo di plastica. E io ho pensato, e beh, che ha fatto che c'è? Che c'è di strano in questo corvo di plastica? Cioè, e per me, sai come funziona? Ecco la dissonanza cognitiva. È come se avessero detto, guardate questo YouTube, c'ha una sedia, un tavolino e un computer, ah, è tutto. E io rimarrei, altri rimarrebbero. E beh, dico, qual è il problema di questo? È indice perché? Perché dico, questo, se c'è il corvo di plastica vuol dire, e chi l'ha sancito? Io vorrei chiedere a Zama, ma non, lui non conta un cavolo, cioè, uscendo di lì, e a quelli che gli dà ordine, avranno degli uffici, no? Adesso io prenderei la gente con un minimo di elevazione culturale, qualunque sia il modo di pensare, e gli farei giudicare, andiamo negli uffici di sta gente. Che c'hanno questi? Non c'hanno il corvo? Che c'hanno? La figura della Ferrari che Vettel. Fa ride più questo o la figura che la Ferrari? Ma fosse anche un quadro di Andy Warhol. Chi lo sancisce? Che quello è bello, quello è brutto, quello è elevato. Chi lo sancisce? Voi avete finito a fare le mode e chi fa le mode fa tutto. Mo' le mode, tra virgolette mode, perché noi non facciamo, noi le facciamo. E se ti levi quella cosa, avete chiuso. Chi lo sancisce? E se Cavalli, uno stilista, per dire, o Versace, fa una sedia da ufficio compresa di corvo di plastico e la fa pagare 12.200 euro. Immaginate che questa era una sedia di Cavalli venduta a 12.000 euro, ce l'avevano solo i VIP, nemmeno l'avrebbero ripreso. Nemmeno l'avrebbero ripreso. Qui c'è. Vedete, la vedete? Riflettete bene bene, immaginate Cavalli se ne esce con una sedia cult che hanno solo i VIP, gli attori cose, che c'è un corvo qua. A quel punto che succede? Che non è più sinonimo. E chi lo sancisce? Uno scemo di Cavalli, buonanima, o i loro designer, whatever. No, 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 voi non avete capito niente. Voi mettetevi le Ferrari là dietro e io mi metto il corvo e poi lo vediamo chi è più figo, chi è più scemo, chi è più becero. Lo vedete quanto siete scemi? E quelli che stanno a sentire ridere, mica ridono perché gli fa ridere il corvo, no, quello è il companglavista. Quelli lo ridono perché
Dice, vabbè, se l'ha sottolineato il corvo di Pla vuol dire che. No, non funziona così. Questa è la rivoluzione che sta succedendo adesso. Avete chiuso con queste tarantelle. Ma voglio vedere voi, no? Entrate nell'ufficio del grande, il capo di una immensa multinazionale che voi credete, quelli che dicono, oh, questo è fighissimo, o di un attore o di un regista famoso, entrate e lo vedete seduto con la cosa col corvo qua. Oppure lo vedete con dietro il poster della Ferrari. Che impressione vi fa? Cosa riflettete? Cosa vi fa pensare? Come lo giudicate? No, però diciamo, simil giudicate con la Ferrari o con Colt? Andate a casa, riflettete, dite, cavolo, però bella la Ferrari, è figo, c'è la Ferrari. Oppure dice, aspetta, c'è il cocazzo, fighissimo. Guarda, vorrei dirlo in tante salse, ma io credo che il concetto sia passato. Avete capito come funziona? Passiamo alla melatonina. Che è successo con la melatonina? Di botto, 15 anni fa, me lo ricordo. Comincia a uscire sta storia, la melatonina, le cose degli dèi, non si sa, l'elisir di lunga vita. E dove uscì sta cosa? Uscì perché le elite su in cima se le usavano. Perché, mo vi dico che fa, perché dalle fonti esoteriche dovete sapere una cosa, se, con cosa fa, cosa non fa. Evidentemente sono passati ai livelli più bassi questa cosa, fino ad arrivare alle elite, queste diciamo, queste che stanno in rabble briciole, tipo le attori famosissimi, questi che entrano poi in certi giri, e questi che poi entrano in certi giri, venendo poi da alcuni da ambienti bassi, diciamo, e magari se ne escono. Con un fratello, con la sorella, e quello se ne esce, quello se ne è, gli è sfuggita questa cosa, gli è sfuggita di mano. Quindi hanno fatto un'operazione di, ma l'hanno fatta che non ho mai hanno operato così, manco per una scuola di vaccini, mai hanno operato così. Perché? Perché all'unisono è partita un'operazione a tutti i medici, tutti gli olisti, di tutti i tipi, pure quelli puri, veri, tutti, perché la gente veramente che dimostra che ha una certa cosa, è adesso tutta convinta che la melatonina fa male addirittura, no, la dose questa fa male, ci sono riusciti. Tutte le persone che sono in via, cose, sono arrivate a questa conclusione. Quindi è partita un'operazione per farla denigrare, paurosa. E io, sapete perché? Perché io ce l'ho ancora, la devo sbollare, però devo finire delle cose, poi me la prendo. Questo video lo volevo fare dopo che l'avevo sperimentato sulla mia pelle. Però non vabbè, tanto non è importante, magari lo aggiungerò dopo che lo prenderò. E questi qui, no, Luigi, no, attento, attento perché il medico mio, ma di quell'altro, ma io ho un coso lì, i maestri spirituali, tutti l'ha influenzato. L'ha influenzati tutti, per fa male non la prendere. Tu dici, vabbè, chi l'ha detto che fa bene? Cercate di seguirmi attentamente. Oh, ma va, mi abbasso. Allora, noi tutti siamo bombardati da campi pensiero e quei pensieri che crediamo nostri non sono altro che pensieri appartenenti all'umanità intera, lanciati nell'etere da una sorta di radio cosmica. La ghiandola pituitaria è il canale ricettivo per eccellenza, capace di intercettare e sintonizzarsi su ogni lunghezza d'onda e frequenza. Registrata su una frequenza particolare, quella delle sue secrezioni, comunica direttamente, cosa ho appunti miei, comunica direttamente con la pineale, alla quale tocca il compito di trasmettere solo determinate vibrazioni da diffondere all'interno del corpo. Il controllo di quello che deve essere più o meno trasmesso viene esercitato dalla ghiandola tramite la secrezione e il conseguente dosaggio rilasciato di melatonina, l'ormone da esso prodotto. Un alto dosaggio di melatonina accresce la capacità del soggetto di recepire,
come dire, le trasmissioni che avvengono sia a livello cosmico che locale, portando ad una condizione superiore di consapevolezza cosmica lo stato della conoscenza. Questa conoscenza esula completamente dal tempo e dallo spazio. La ghiandola pineare rappresenta quella particolare capacità di vedere le cose attraverso la conoscenza intuitiva, che è la base di tutto, e lì torniamo ai miei video. Avete capito che ci hanno combinato? Questo non significa, attenzione, io non sto dicendo adesso andate, fatevi un'overdose di... Nemmeno la dovete prendere, perché lo dico, io non dico niente, io sto dicendo quello che ho messo su nella mia... questo non significa, io la prenderò per me, ma non significa o prendete la melatonina. Attenzione, ognuno con quello che ho detto, con quello che ho sgamato, queste cose qua, si facesse le sue cose, ognuno, mi raccomando, questo non significa che la melatonina fa bene, fa male, non fa niente, io non sancisco. Adesso chiudiamo una parentesi e vi leggo quello di Rosario, all'eliocentrismo. Questa non è una dottrina scientifica, è piuttosto una sorta di bizzarro misticismo, parliamo dell'eliocentrismo, quasi una nuova religione di cui Einstein è il profeta. Qui trattiamo libri e citazioni, poi vi porto di chi, del 23 addirittura. Quando la si approfondisce alla luce di una critica seria, si scopre facilmente la fragilità di questa costruzione, che non è che una grossa contraffazione della scienza. Uno strano ammasso di falsi ragionamenti, di ipotesi puerili e di superstizioni metafisiche. Stacco. Vi si scoprono degli errori grossolani e flagranti che dimostrano che Einstein non possiede una cultura matematica sufficiente per apprezzare esattamente il significato dei calcoli, né per intraprendere e discutere i risultati. Né per interpretare e discutere i risultati. Questo non è, lo ripeto, che una grossa contraffazione della scienza. 2 aprile 1923, lo studioso matematico Jean Leroux, professore di facoltà di Rennes e di cui notevoli lavori fanno autorità in tutto il mondo scientifico. Per chi volesse trovarlo, Jean Leroux. Ok, professore alla facoltà, vabbè, in tutto il mondo c'è. Quando quei fatti sono troppo duri, si risponde con lo strancismo, se non con la rimozione. Chi ricorda oggi il secondo esperimento di Michelson, premio Nobel e non una nullità? Forse solo degli specialisti, le enciclopedie, a partire dalla Treccani, no, e nemmeno i manuali in uso nelle scuole e nelle università, nell'opera di Cronbeck, le presunte prove invocate da Einstein e dai suoi seguaci in appoggio alle loro concezioni, sono dimostrate inesistenti. E vi viene spiegato come fa il Sole a girare attorno alla Terra. Uno dei maggiori autorità della relatività, dottor Herbert Dingle, ha successivamente abbandonato la teoria della relatività bollandola come sciocchezze metafisiche senza fondamento, in base a quello che poteva essere osservato con gli esperimenti. La realizzazione di un nuovo ramo della matematica per spiegare i risultati di esperimenti sull'eliocentrismo con cui non si è d'accordo. Non è una prova, come J.J. Thomson ha detto una volta. Abbiamo Einstein, universi in espansione, contraenti di universi, vibranti universi, misteriosi universi. Infatti il puro matematico può creare universi solo scrivendo un'equazione, anzi se lui è un individualista egli può disporre di un universo tutto suo. Tuttavia questo quando si devono dimostrare le cose con il metodo scientifico, con gli esperimenti, non ci si può basare sulle astrazioni del mondo reale, ed è qui che la teoria incontra la maggiore difficoltà. Ironia della sorte, quando la relatività speciale non è riuscita a causa delle sue contraddizioni interne, Einstein ha dovuto inventare la relatività generale per puntellare la facciata, e nel processo ha dovuto prendere due elementi che aveva scartato in relatività speciale, vale a dire A,
che nulla può superare la velocità della luce, B, l'esistenza dell'etere. Alla fine, le teorie di Einstein sono state una serie di contraddizioni che vengono ricoperte da ottuse equazioni matematiche. Nonostante queste sciocchezze, le autorità scientifiche, promotori dell'eliocentrismo, attraverso tutto il loro potere mediatico e accademico, si sono sentite in dovere di avere carta bianca per intrufolarsi in quella che loro consideravano cattiva scienza. Ovvero quando tramite il metodo scientifico le osservazioni sperimentali andavano contro quanto propugnavano, come nel caso dei buchi neri, della materia oscura, dei wormholes e di altre non osservabili e verificabili sciocchezze. Giordano Bruno viene considerato oggi un precursore e paladino della scienza moderna, soprattutto per l'aver previsto con largo anticipo cosa l'astronomia avrebbe detto dal 600 in poi. Bruno non finì sul rogo perché stava dimostrando teorie scientifiche che non c'erano nei suoi scritti, ma perché promulgava una teologia eretica. La sua visione cosmica del mondo non era né una deduzione né un'ipotesi, come dicono di fare gli scienziati moderni. Le sue dichiarazioni sui pianeti provenivano dalla sua credenza eterodossa, a causa del suo carattere che lo vedeva impegnato in aspre dispute accademiche, molte delle quali non avevano nulla a che fare con la sua struttura cosmica. Fece sì che si alienò le simpatie dei suoi sostenitori. Un esempio: fuggì dalla Francia a causa di una violenta disputa sull'uso corretto di una bussola. Né Keplero né Galileo pensavano molto a lui. Keplero scrisse anche specificamente per confutare le idee di Bruno. Non aiutò a gettare le basi intellettuali di Keplero e Galileo o a stabilire l'Inghilterra come avanguardia del pensiero scientifico progressista, sebbene Bruno argomentò in favore della cosmologia centrata sul Sole di Copernico e che anche quegli altri mondi erano popolati 10 anni prima di Galileo. Non fu tuttavia il primo a dire queste idee sullo spazio. Fu Nicola Cusano, un filosofo tedesco vissuto un secolo prima, che ne scrisse sulla nozione di spazio infinito anche prima di Copernico. Sebbene non in modo astronomico dettagliato, Cusano mantenne la sua infinita teologia all'interno della struttura cattolica e non gli successe niente per le sue opinioni. Copernico non aveva le prove, Galileo pretendeva di averle e per questo venne condannato. Bruno non portava nessun elemento a sostegno delle sue tesi e non ha avuto tutto questo peso nell'astronomia moderna, se non nell'averne previsto con sbalorditivo piglio profetico i suoi sviluppi futuri. La Chiesa è stata il principale sponsor della nuova scienza di Galileo. Galileo stesso è stato finanziato dalla Chiesa. I leader degli astronomi del tempo erano sacerdoti gesuiti. Molti dei progressi scientifici in questo periodo sono stati effettuati sia dai chierici o come risultato dei finanziamenti della Chiesa. Keplero, che ebbe l'opposizione dei suoi compagni protestanti, trovò accoglienza tra alcuni gesuiti che erano noti per i loro meriti scientifici. Il problema di Galileo è sorto quando ha smesso di proporre la sua come una teoria scientifica e cominciò a proclamarla come verità, anche se non c'era alcuna prova conclusiva fenomenologica. Ecco perché dopo si è inventato la NASA. Evidente o conclusiva, inoltre pretendeva di mettere in discussione la teologia, ma ai teologi non piaceva che Galileo, un non studioso delle scritture, parlasse della parola della Sacra Scrittura proprio in quel momento storico di confronto biblico con i protestanti su ogni singola parola. Galileo pretendeva di andare fuori dall'astronomia e occuparsi di teologia, senza che la sua teoria fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio. Copernico avanzò la teoria eliocentrica più di mezzo secolo prima di Galileo, ma Copernico non aveva alcuna prova diretta e ammise che riscontrò gravi problemi durante gli esperimenti che smentivano la sua teoria. Uno dei più importanti argomenti di Galileo era sbagliato. Sosteneva che il movimento regolare spiegasse le maree. La Chiesa diede ampia facoltà di prova. Diede la possibilità e l'occasione a Galileo Galilei di dimostrare ufficialmente la teoria eliocentrica. In sintesi, il Sant'Ufficio dichiarava: mostrami le prove della tua affermazione. Nel febbraio 1616 il Sant'Ufficio aveva espresso una condanna per le teorie eliocentriche copernicane considerate stolte ed assurde, proibendola di difenderle come realtà fisica, ma consentendone di parlarne come ipotesi geometriche. Torniamo a quel video che vi ho fatto, che cambia, sfonda i muri. Galileo, che era stato denunciato al riguardo nel 1615, se la cavò con un ammonimento che gli fu notificato dal cardinale Bellamino.
Nel 1632, dimenticato dell'ammonimento, provò a far stampare a Roma il dialogo sui massimi sistemi del mondo. Non ci riesce e lo fa stampare a Firenze senza l'autorizzazione di rito. Galileo viene convocato a Roma per giustificare le sue affermazioni e eventualmente portare le prove sperimentali o scientifiche di quanto da lui affermato contro l'interpretazione tradizionale della Bibbia. Messo alle strette, si decide finalmente di partire per Roma. Depone prima che non ricordava bene l'ammonimento già ricevuto. Poi che aveva inteso illustrare semplicemente le sue teorie senza prenderne parte per una di esse, così come a suo tempo consentito dal cardinale Bellarmino. Poi si rende conto che l'ha detta grossa e chiede di fare una nuova deposizione il 30 aprile 1633. Cavolo. 30 aprile, una data, poi 36, nella quale ammette che spiegava la posizione copernicana come vera, ma l'aveva fatto solo per mostrare tutte le sottigliezze della sua capacità argomentativa. Alla fine si rende conto che i cardinali giudicanti avrebbero dovuto essere completamente stupidi per accettare una simile giustificazione e si mette alla loro clemenza e benignità, giustificandosi con l'anno e con l'età. Scusate, sono scemo. Rasentando certificati medici, lettere di raccomandazione e di scuse varie, prove, nisba, niente. Come prova fisica del movimento della Terra portò 1. Le maree, il flusso e il riflusso delle maree. Ma noi sappiamo, come già gli fecero notare i consultori romani, che le maree dipendono direttamente dall'attrazione della Luna e non solo in parte dal movimento della rotazione della Terra e della sua sovrapposizione con il movimento di rivoluzione attorno al Sole. Keplero aveva già prospettato questa verità, ma Galileo non aveva mai voluto accettarla. 2. Come ulteriore prova portava la sua scoperta delle macchie solari, che non si capisce bene cosa c'entrassero. 3. Prova definitiva, poi doveva essere la massima, prova la Terra muoversi per quel principio fisico che la natura non opera per molti mezzi ciò che può conseguir per pochi. Et frusta fit per plura quod fieri potest per pauciora. Che non intendiamo che dire che sia falso quello che si dimostra, ma io non crederò che ci sia tal dimostrazione finché non sia smostrata. Cardinal Roberto Bellarmino, il Sant'Ufficio nel processo a Galileo, non pretendeva che lo scienziato pisano rinunciasse alla convinzione eocentrica, bensì che ne parlasse per quello che effettivamente era, cioè un'ipotesi. La Chiesa, così come il Sant'Ufficio, chiedeva solo la dimostrazione. Bisognerà aspettare l'Ottocento per avere prove sperimentali dell'eliocentrismo di Galileo, e neanche. L'eliocentrismo, ora come allora, non ha argomenti. Sembra più sincera e coerente l'illuminante affermazione ritrovata nel sito web dell'Osservazione Astronomico di Brera, nella pagina che ripercorre la storia della paralasse. Dimostrare il moto della Terra non era più necessario, dal momento che essa era divenuta una parte ormai accettata della teoria. Fernand Cronbert. Cioè, qua Nici ha dimostrato. Galileo aveva torto ragione. Saint-Armand Cadet, Cachet France 2002, argomenta che nessuno ha portato queste prove. Anzi, gli scienzisti, a differenza dei veri scienziati, si innamorano delle loro idee e sostengono teorie non dimostrate come verità indiscutibili, ad esempio l'evoluzionismo. L'eliocentrismo è un'altra teoria non dimostrata e guai a mettere in discussione o a chiedere la prova, guai! Nell'Ottocento la teoria copernicana, un attimo, una parentesi. Ieri mi sono rivisto la seconda parte delle Iene perché non l'avevo vista, visto quando avevo detto poi me la rivedo, avevo visto solo un po', e ho visto che alla fine Guidone, l'astronave, Uccio Ciaro, gli manda, dice una cosa, quella non la dice lui, quella gliela fa dire. Dice: ormai non si torna più indietro dall'eliocentrismo. Ve lo ricordate? Andatevi a rivedere la puntata. Quelle ci ha mannate. Ci ha detto: potete dimostrare quello che vi pare, sapuntate, non torneremo mai indietro, manco se ce lo dimostrate. Qua è guerra, compà. Scusate, mo mi sono perso.
Nell'Ottocento la teoria copernicana-galileana, e guai a metterlo in discussione, nell'Ottocento la teoria copernicano-galileana del moto della Terra attorno al Sole era ormai accettata da quasi tutto il mondo accademico, tanto che anche il Sant'Ufficio si era deciso a togliere il libro di Galileo dall'indice dei libri proibiti. Poiché la festa fosse completa, mancava un piccolo particolare, la prova sperimentale. C'erano, è vero, tanti piccoli indizi, ma mancava la prova, quella tanto necessaria al metodo galileano. Ma ormai, secondo gli accademici, era solo questione di tempo. Gli strumenti tecnici erano tutti e c'era anche l'uomo in grado di utilizzarli. Albert Abraham Michelson, 1852-1931, fu il primo americano a ricevere il premio Nobel per le scienze, l'inventore dell'interferometro, che diede inizio a quel movimento. L'idea da cui doveva uscire la teoria della relatività. Il metodo da lui elaborato, basato sullo spostamento delle frange di interferenza con variare delle direzioni dei fasci interferenti, avrebbe permesso di rivelare un moto anche 100 volte più debole di quello previsto, ma il risultato fu sempre rigorosamente nullo. Enciclopedia Italiana, Roma Treccani, 1934, volume 23. Andate. Qualche anno più tardi, nel 1905, Einstein proponeva un'altra spiegazione di questo risultato paradossale, cioè la sua teoria della relatività ristretta. La relatività speciale o ristretta è stata inventata per assicurarsi che tutti questi esperimenti alla fine avrebbero dato alla teoria eliocentrica alcune probabilità di essere corrette. Michelson, che era un premio Nobel per la fisica, fu relegato in un articoletto del The Astrophysical Journal, che pochi lessero e ancor meno compresero. Quei pochi che lo compresero si guardarono bene dal tirarne le conseguenze. Ormai la teoria della relatività dilagava e anche a volerla fermare era inarrestabile. Ora, a dei fatti incontrovertibili si contrappone una teoria filosofica, una sorta di bizzarro misticismo, quasi una nuova religione di cui Einstein è il profeta. Abbate Moreux, Les confins de la science et de la foi. Pagina 70, Douin, Parigi, 1923. Signori, e vi ho dato pure l'altro pezzo. Ora, io c'ho il corvo, la gente c'ha le donne nude, i Ferrari, le cose astratte, e vediamo chi è più ridicolo. See you later, alligator.